Come sarà l'avventura di Timothy Weah in bianco e nero? Andiamo a scoprirlo in questo video. Allora ragazzi, il primo colpo della Juve è ufficiale ed è Timothy Weah. Ha firmato un contratto di 5 anni con la Juventus e quindi in questo video cosa andremo a fare? Andremo a simulare i prossimi 5 anni di Timothy Weah nella Juventus per vedere un po' come si ambienterà l'ambiente bianconero e per vedere se negli anni diventerà un giocatore chiave della squadra di Torino, della Juve, la squadra di cui ho la maglia indosso, tra l'altro maglietta di, non so come farvelo vedere, Juan Cuadrado, il miglior giocatore della Juve. Ragazzi, ora vi spiego cosa andremo a fare. Allora, prima di tutto dobbiamo iniziare la nuova stagione con la Juventus. È molto complicato questo video, vi avviso, non so se riuscirò a portarlo a termine, anche perché ho la febbre, quindi non benissimo, però ce la faremo. La seconda cosa da fare è inserire in Serie A le squadre che sono salite dalla Serie B, quindi Frosinone, Genoa e Cagliari. Ovviamente al posto di Sampdoria, Cremonese e Spezia. Bene, inserite le squadre, selezioniamo la Juventus e direi che siamo pronti a partire. Una cosa da fare però è togliere la Juve dalla Champions League, perché sappiamo che quest'anno la Juve sarà in Conference League o forse neanche in Conference League, però per ora la UEFA non ha ancora deciso e la Juve è in Conference. Quindi io direi di metterla al posto della Fiorentina, perché se ci va la Juve non ci va la Fiorentina. Facciamo così, per i gironi raga li lascio come sono qua, tanto è solo la prima stagione. Finestra di mercato attiva, offerte di lavoro nazionali non ci interessano e dovrebbe essere tutto a posto. Ok, ora la seconda cosa da fare è andare a togliere dalla Juve i giocatori che se ne sono già andati in maniera molto rapida. Quindi dobbiamo togliere Kulusevski, Dragutin, Di Maria e Cuadrado. Perfetto. Allora, Di Maria c'è di giocatore, ti voglio bene Di Maria. Kulusevski è in prestito, quindi poi quando ritornerà lo vendiamo. Dragusin anche dovrebbe essere in prestito e Cuadrado purtroppo a malincuore, perché con la sua maglia addosso dobbiamo toglierlo dalla squadra. Dov'è Cuadrado? Eccolo qua. C'è di giocatore. Ora non sto raga a fare tutti gli acquisti e tutto quanto, ma semplicemente tolgo come ho fatto i giocatori che sappiamo già che non saranno nella Juve per rendere il tutto un po' più realistico e compriamo come unico acquisto Timothy Weah. Ah ragazzi, scusate l'interruzione, ma volevo parlarvi di un'applicazione clamorosa, la migliore applicazione per gli amanti del calcio. Sto parlando di OneFootball, che mi permette e vi permette di rimanere sempre aggiornati su tutte le news che girano attorno del mondo del calcio, i risultati di tutte le partite in giro per il mondo, i trasferimenti, il calcio mercato. In questo periodo ragazzi, quanto è importante il calcio mercato, non vi nego che la utilizzo anch'io per la realizzazione di alcuni miei video. E soprattutto la cosa clamorosa che difficilmente trovate su altre applicazioni è che qui su OneFootball potete trovare tutti gli highlights delle partite di Serie A, di Serie B e di Serie C. Quindi ragazzi, cosa aspettate? Scaricatela qui sotto dal link in descrizione in maniera completamente gratuita. E se siete da computer o se preferite vi lascio il QR code sullo schermo, vi basta cliccarlo. Ora torniamo al video. E poi cosa andremo a fare? Semplicemente andremo a simulare le 5 stagioni di Weah con la maglia della Juve. Dovremo anche capire come si evolverà la sua posizione, in che ruolo giocherà. Magari negli anni potrà diventare, che ne so, un giocatore che giocherà come terzino, come attaccante. Tanti ruoli per lui, anche perché è un giocatore comunque molto duttile. Considerate che quando ho preso la Juve pensavo fosse un attaccante, ho scoperto che invece forse giocherà addirittura come terzino. Quindi vedremo un po'. Ora andiamo a fare il nostro colpo di mercato. Allora, ho visto che la Juve l'ha pagato 19,3 milioni di euro. Io proverei a fare la stessa offerta ragazzi, per rendere il tutto il più realistico possibile. 19,3. Vediamo se accettano, se no alziamo un po'. Oh, perfetto, l'abbiamo pagato come la realtà. Come stipendio prende 2 milioni all'anno. Ora io vorrei fare un calcolo ragazzi, perché qua lo stipendio ce l'ho da settimana. Quindi se in un anno ci sono 56 settimane, se non sbaglio, facciamo 2 milioni diviso 56, dobbiamo dargli 35.000 a settimana. Ruolo turnover però no, ruolo importante. Facciamo 5 anni di contratto, non li accetterà mai. Oh, li ha accettati, perfetto, tutto molto realistico, mi piace. E facciamo 35.007 a settimana, vediamo se accetta, se no gli daremo di più. 35.007, facciamo proprio giusto, 37.714. Ah, ne vogliono un po' di più, vabbè, accettiamo. Acquisto fatto, Timothy Weah. Niente, non ce la faccio. Timothy Weah arriva alla Juventus, 19,3 milioni. Perfetto. Qua ce lo segna come esterno destro, adesso capiamo un attimo. Ora ragazzi, io nell'arco delle stagioni, così come nella prima, non andrò a fare acquisti per potenziare la Juve, semplicemente andrò a rinnovare i contratti, perché non deve essere un video sulla Juve, sui prossimi 5 anni della Juve, ma deve essere un video esclusivamente su Timothy Weah. Quindi potrebbe anche essere, che ne so, che la terza stagione arriva un'offerta e cambiamo squadra con Weah. In ogni caso, ogni stagione cercherò di fare gli obiettivi, quelli che ci dà la dirigenza, tipo compro un giocatore in Nord America, compro un giocatore in Francia, per evitare che mi esonerano. Questo è un po' il tutto, quindi non vi aspettate acquisti. Allora, la prima cosa da fare è capire dove giocherà Timothy Weah. Quindi io direi che, eccolo qua, per ora lui ce lo segna esterno destro. E io direi che raga ci sta molto molto bene come esterno destro, anche perché la Juve secondo me giocherà col 3-5-2. Questa è la formazione che ci propone il gioco. A me
vi devo dire, non dispiace, Weah a fare il primo anno il ruolo di Cuadrado ci può stare. Ecco, certo, Chiesa in panchina non è proprio il meglio, però vabbè. Ok, Pogba lo metterei titolare, perché secondo me, raga, l'anno prossimo Pogba dovrebbe finalmente essersi ripreso, cioè voglio ben sperare che si sia ripreso. Pogba, Fagioli, Rabiot, mi piace molto. Danilo, Bremer, Gatti, Szczęsny, vabbè, a noi interessa solo Timothy Weah, ragazzi, solo Timothy Weah. Quindi facciamo una cosa, vado a vedere un attimo la situazione degli obiettivi che ci danno, metto a posto due cose per alzare la barra e poi iniziamo a simulare la prima stagione, dove siamo consapevoli, raga, che Weah comunque potrebbe anche non giocarle tutte, non essere un titolare, perché comunque è molto molto giovane. Andiamo un attimo a vedere Weah. Allora, Weah quanto ha di overall? 75 di overall a 22 anni. Ha qualcosa in più, ci dice. Ma se gli faccio i piani di crescita, giusto per curiosità, per vedere poi se può diventare un altro ruolo. Allora, terzino ci mette troppo. Mentre attaccante... ah, poco attaccante, alla destra 2 settimane, attaccante 4 settimane. Molto 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 interessante, devo dire, raga, molto molto interessante. Vabbè, la prima stagione la facciamo da esterno destro, raga. Bene, raga, ho sistemato due cose, ho alzato un po' la barra. Io direi che possiamo andare a simulare la prima stagione per farci un po' un'idea di come potrà andare Weah e come si ambienterà. Allora, essendo che è la prima stagione, raga, io farei un recap a metà. Poi magari per le altre invece andiamo direttamente alla fine e vediamo di quanto è cresciuto. Tanto c'è anche la Conference League, quindi sarà anche interessante vedere come andrà il nostro Weah in Europa. Allora, andiamo fino al primo febbraio, sì, fino al primo febbraio, vediamo un po' come va. Allora, ci siamo, primo febbraio, è il momento un po' di fare un recap. Sono curioso anch'io di vedere come sta andando Weah. Allora, guardiamo prima la Juve, anche se non ci interessa molto, perché come vi ho detto questo è un video su Weah e non sulla Juve. Oh, siamo primi in campionato. Non capisco perché il dito dell'allenatore in giù. In Conference come sta andando? In Conference abbiamo passato il turno, al primo posto con tutte vinte. Perché abbiamo la freccia in giù, raga? Non lo so, forse devo vedere un po' qualche obiettivo. Vediamo però come sta andando Weah, che questa è la cosa importante. Allora, statistiche, speriamo che stia giocando, speriamo che stia giocando. Ecco, non le sta giocando tutte, non le sta giocando tutte Weah, però ci sta, il primo anno. Ne ha giocate 13 su quante in totale erano? Szczęsny ne ha giocate 30. Ok, 13 su 30, chissà con chi si è alternato. Fammi vedere in questo ruolo chi abbiamo, scusami un attimo, Esterno destro, si è alternato con Danilo, forse. E con De Sciglio, mi viene da pensare, perché raga, esterni destri non c'è nessuno. Esterno sinistro, ah, c'è questo Sala, ah, c'è Sulè. Sapete che facciamo, raga? Ci liberiamo subito di Sulè, perché dobbiamo dare spazio al nostro Timothy Weah, che comunque ha fatto 13 presenze, 0 gol e 0 assist, più 1 di overall per ora. Vabbè, raga, è il primo anno di ambientamento, ci può stare. Adesso ci liberiamo di Sulè, vado a mettere a posto alcuni obiettivi per far salire la barra e poi simulo fino a fine stagione. Così faremo il punto della situazione della prima stagione di Weah in bianco nero. Ok, ho appena scoperto che non posso liberarmi di Sulè perché ho già ceduto troppi giocatori e siamo al primo febbraio, quindi il mercato è chiuso. Per la prima stagione, come secondo me sarà anche nella realtà, Weah si alternerà e non giocherà tutte le partite. Ci può stare, realismo. Ok, risolto due problemi per gli obiettivi, come vi dicevo, andiamo veramente a fine stagione, 30 maggio, e poi vediamo che succede. Ci vediamo tra pochissimo. Allora, siamo a fine stagione, chiudiamo con un pareggio per un 1 contro Milan, ma come vedete, raga, c'è la finale di Conference League contro la Roma e tra l'altro abbiamo battuto la Lazio in semifinale, spettacolare. E quindi io, prima di andare a vedere le statistiche di Weah, prima di vedere tutto quanto, simulerei la finale. Ovviamente, simulazione rapida. Chissà, raga, che non la decide Weah, sarebbe incredibile. Allora, andiamo, intanto già ci ha spoilerati che è 77 Weah, ma voglio vedere quanti gol e quanti assist ha fatto. Vediamo se Weah vincerà il suo primo trofeo in maglia bianco o nera. Lo perde, almeno ha segnato, no, ha segnato Moise Kean. Vabbè, 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 una delusione per Weah, è il suo primo anno in bianco nero. Ma vediamo un po' com'è andata la Juve in generale, in campionato, in Coppa Italia, com'è andato Weah. La barra di nuovo non mi piace, raga. Allora, gestione squadra. No, ho sbagliato, perché gestione squadra? Voglio vedere prima classifica. Allora, Conference League l'abbiamo persa, campionato vinto, quindi segniamo primo trofeo per Weah, campionato al primo anno. Coppa Italia, l'ha vinta la Juve? No, non l'ha vinta, dove è uscita la Juve? Scusatemi un attimo, Finale no, semifinale no, quarti no, ottavi di finale col Palermo, mamma mia. Andiamo a vedere allora Weah come chiude la sua prima annata. Allora, abbiamo detto più 2 di overall, intanto, che è tanta tanta roba. Eccolo qua, più 2 di overall e ha fatto 33 presenze, quindi alla fine ha giocato. Però raga, 0 gol e 0 assist, un anno di ambientamento, ci può stare, ci può stare. La società continua a dare fiducia a Weah, che comunque è stato sempre disponibile e ha aiutato la squadra anche a vincere lo scudetto. Quindi raga, immergiamoci nella seconda stagione, io direi che gli facciamo fare ancora un anno da esterno destro. Poi vediamo, magari ci prende la pazza idea, ad Allegri prende la pazza idea e gli cambia ruolo. Bene, siamo dentro la seconda stagione, ragazzi, questa è la formazione. Ecco, una cosa che non vi ho detto, raga, forse qualche acquisto andrò a farlo,
magari per i giocatori che si ritirano, che ci comprano pagandoci la clausola e cose varie. Qualche acquisto andrò a fare, ma non starò a farveli vedere, raga, perché a noi interessa solamente UEA. Quindi magari mentre vado a fare qualche obiettivo per non farmi esonerare, per poter concludere tutte le stagioni con UEA alla Juve, vado a fare qualche acquisto per aggiustare la formazione, anche perché realisticamente, raga, la Juve in 5 anni cambierà qualche giocatore, ecco, quindi magari mi muovo un attimo. Ora, andiamo a vedere UEA se ci dice qualcosa di nuovo. Allora, eccolo qua, Timothy UEA, ha qualcosa in più sempre? Niente. 77 di overall, forma pessima, disponibilità, pronto per giocare. Allora, ragazzi, io vado a fare un po' di robe, ovvero tipo vendere Sulè e andare ad aggiustare un po' la rosa e poi torno da voi. Ragazzi, lui potrebbe essere Sulè, sapete? Forse abbiamo venduto Sulè, non ci assomiglia molto, ma è Sulè. Let's go, Sulè al Brighton. Ciao Sulè, hai liberato spazio per far giocare Timothy UEA tutto l'anno titolare alla Juve. Let's go. Ok raga, ho sistemato un po' di cose per gli obiettivi, per non farmi esonerare. Ho fatto qualche acquisto per la Juve, per non lasciare la Juve in mezzo a una strada. E come il primo anno andiamo fino al primo febbraio per fare il punto della situazione di UEA, sperando che le giochi tutte quest'anno, dai, deve essere il titolare. Ok, ci siamo, primo febbraio ragazzi. Tra l'altro mi sono accorto di due cose durante la simulazione. La prima la vedete sotto i vostri occhi, ovvero che avevamo la Supercoppa perché giustamente abbiamo vinto il campionato, e allo stesso tempo avevamo anche la Champions League perché abbiamo vinto il campionato. Quindi andiamo un po' a vedere la situazione. Oh, finalmente la barra è verde. Prima la situazione della Juve, secondo posto, quindi per ora non ci stiamo ripetendo in campionato. Mentre, fatemi un po' vedere, Coppa Italia stiamo ancora dentro? Siamo ai quarti di finale, mi piace. La Supercoppa, come avete visto, purtroppo l'abbiamo persa, quindi niente trofeo per UEA, niente secondo trofeo. E in Champions, oh, siamo passati al secondo posto davanti a Porto e Young Boys. Va bene, va bene. Vediamo un po' come sta andando UEA. Ok, ok, ok. L'anno scorso a questo punto ne aveva giocate 13. Adesso ne ha giocate 22. Quindi bene così. E soprattutto, raga, finalmente le prime reti. 3 gol e 2 assist. Non ancora tantissimo, ma è la seconda stagione, raga. Sta crescendo. Ha 23 anni. Di nuovo più 2 di overall in solamente metà stagione. L'anno scorso aveva preso solamente più 1 nella prima parte di stagione, da settembre a febbraio. Quindi, raga, molto molto bene. Io direi a questo punto simuliamo fino a fine stagione e vediamo un po' cosa succede. Ah, tra l'altro, raga, so che fa male vederlo per i tifosi dell'Inter, ma ho dovuto comprare bastoni. Sia perché, come vi ho detto, farò degli acquisti per non farci esonerare, per non far finire male la Juve, ma soprattutto perché, raga, guardate gli obiettivi. Mi diceva acquista due giocatori della stessa nazionalità del club, quindi due italiani. Ho visto che in difesa c'era Bonucci da sostituire, ho preso la palla al balzo, dentro bastoni. Andiamo fino a fine stagione. Eccoci qua, finita la stagione, 23 maggio. Vedo che abbiamo vinto la Coppa Italia, la cosa mi piace, ma non so come andate in campionato e come andate in Champions, perché quando va avanti la simulazione, raga, io non guardo per avere la sorpresa con voi. Quindi la barra non mi piace. Vediamo un po', classifica. Allora, campionato siamo arrivati al secondo posto, quindi niente secondo scudetto per UEA, meno 3 dal Milan, ok. Supercoppa l'avevamo già vista, sempre contro il Milan, non bene. Coppa Italia, confermato, vittoria con il Napoli, quindi secondo trofeo per UEA, dopo lo scudetto del primo anno vince anche la Coppa Italia. Champions League, ti prego, ti prego, ti prego, ti prego, no vabbè, finale lo sapevamo già che non c'eravamo. Dove siamo usciti? Contro il Real Betis, raga, non ci credo. 2-0 dopo aver vinto l'andata, a questo punto... totale 3-2, quindi avevamo vinto l'andata 2-1. Mamma mia, che rosicata, che rosicata. E gli ottavi avevamo eliminato il Chelsea. Vabbè, peccato raga. Però andiamo a vedere ciò che conta, ovvero quante partite ha giocato UEA e quanto è salito, e soprattutto quanti gol ha fatto. A Brosa, come al solito, ordiniamo per presenze. Chissà se alla fine, nelle ultime stagioni, sarà uno di quelli che ne ha giocati di più, raga. Buh. Mamma mia, intanto 45 su 53 totali, perché Bastoni è quello che ne ha giocati di più. 11 gol, 5 assist e più 3 di overall in questa stagione. Mamma mia ragazzi, UEA sta diventando un pilastro bianconero. Secondo me raga, se andiamo avanti così, l'anno prossimo le gioca tutte, ve lo dico. Tra l'altro ne ha giocate 31 su 38 in campionato. Sono soddisfatto raga, aver venduto Sulè è stato tanta tanta roba. Ora io direi, immergiamoci nella terza stagione. Raga, lì ve lo dico, andrò a fare alcuni acquisti interessanti per la Juve, magari non molto realistici, ma sempre per tenere alta la barra dell'esonero e per far comunque essere competitiva la Juve, così anche il nostro UEA potrà esprimersi al meglio. Raga, terza stagione. Ok, siamo dentro la terza stagione, vado a fare le solite cose raga per alzare la barra e poi ci vediamo con la simulazione fino a metà campionato. Per la terza stagione ragazzi, ho pensato che UEA potrebbe cambiare ruolo, perché dopo 2 anni l'allenatore della Juve si è convinto che UEA è un grandissimo giocatore, quindi visti anche i tanti gol che ha fatto nella scorsa stagione, perché ha fatto 11 reti con 5 assist, vuole provarlo alla destra. Qua mi dice 2 settimane solamente per il cambio ruolo e quindi proviamo a cambiare ruolo a UEA. UEA diventerà l'ala destra, titolare della Juventus. Ed ecco qua che ci arriva la notizia, UEA può finalmente cambiare ruolo, glielo cambiamo e sale anche di 1 di overall, quindi ottima intuizione del mister della Juve, che in questo caso sono io, e allora andiamo a metterlo titolare e andiamo fino a metà stagione. Bene, ho finito di mettere a posto anche le ultime cose, sempre per la barra dell'esonero. Primo febbraio, ci vediamo tra poco. UEA raga è un 81, ho cambiato ruolo, tanta paura perché...
Non so se giocherà tutte le partite, non so come renderà nel loro ruolo, però è molto giovane, quindi sicuramente saprà adattarsi. Vediamo. Primo febbraio ci siamo, vedo che c'è il Chelsea agli ottavi come l'anno scorso, quindi vuol dire che siamo passati. La barra la vedo bene, mi piace tutto ragazzi, mi piace tutto. Mi piace anche che siamo al primo posto in campionato. Oh raga, state a vedere che UEA sta rendendo bene, state a vedere. In Coppa Italia siamo ancora dentro, sì, contro la Sverona. Supercoppa non ce l'abbiamo ovviamente perché non abbiamo vinto niente l'anno scorso, infatti. Mentre Champions League siamo contro il Chelsea, eravamo nel girone col Bayern Monaco. Di nuovo passiamo al secondo posto, ok, è il momento però di vedere Timothy UEA, ragazzi. Allora, andiamo su statistica, ordiniamo per presenze. Ragazzi, ne ha giocata una in meno di quello che ne ha giocate di più, che è Ederson, quindi le ha giocate praticamente tutte. Tra l'altro sì raga, c'è Mazraoui perché sto continuando a fare acquisti per il motivo che vi ho detto. 29 presenze, 6 gol e un assist in metà stagione raga. Ogni stagione sta facendo meglio e ha preso più 2 di overall nuovamente. È un 82, mamma mia ragazzi, sta diventando un fenomeno, un fenomeno. Ha giocato praticamente le stesse partite di Chiesa. Ok, Chiesa ha fatto 2 gol in più e 6 assist in più. Però ragazzi, Chiesa ha anche 3 anni in più di UEA. Quindi diamo tempo al ragazzo di crescere. Andiamo fino a fine stagione. Raga, io me lo sento, questi 6 mesi finali potrebbero essere i mesi di consacrazione di UEA in bianco nero. Vediamo. E poi mancano ancora 2 stagioni, eh. Raga, scusate l'interruzione, ma siamo verso fine maggio, ma guardate un po', abbiamo battuto il City in semifinale e siamo contro il Paris Saint-Germain in finale di Champions. Può succedere, ragazzi. Può succedere. E allora, come abbiamo fatto per la prima stagione, essendo una finale, andiamo a simularcela. Mamma mia, raga. Mamma mia. The Champions. Io l'ho detto, raga. Stagione decisiva di UEA. Non ho idea di quanti gol abbia fatto. Magari sei pure infortunato. Ma ragazzi, se è disponibile, la risolve lui sta finale. Vi immaginate? Juve campione d'Europa con UEA che la risolve. Allora, non voglio vedere assolutamente le statistiche di UEA, però purtroppo dovrò vederle. No, espulso! Non ci credo. E niente, UEA non può essere decisivo. Vabbè, vediamo però se almeno vince la Champions League. UEA, let's go! UEA diventa campione d'Europa con la Juventus. E non abbiamo ancora visto, raga, come siamo arrivati in campionato, in Coppa Italia e tutto il resto. Mamma mia, mamma mia. Allora, classifica. Campionato, l'abbiamo vinto. 98 punti. Mamma mia, ragazzi, sta Juve quanto sta diventando forte con Timothy UEA. Coppa Italia, abbiamo fatto il triplete? No. No, siamo usciti ai rigori, raga. Ai rigori e ai quarti di finale con l'Hellas Verona. Mamma mia, mamma mia. Vabbè, vediamo com'è andato UEA, raga. Allora, ordiniamo per presenze. Ne ha giocate 52 su 54. Più 3 di overall da inizio stagione. 12 gol e 2 assist. L'anno scorso aveva fatto 11 gol e 5 assist. Quindi un pelino meglio in termini di gol, perché l'abbiamo comunque alzato di posizione. Un pelino peggio in termini di assist. Ci può stare? Non lo so, raga. In ogni caso, peccato che ha saltato la finale di Champions. Però 83 di overall. Mancano ancora 2 stagioni di contratto per UEA. Quindi, raga, chissà cosa può succedere. Chissà cosa può succedere. Mamma mia. Io direi che in quanto mister della Juve mi sento di confermarlo come ala destra. Anche perché abbiamo vinto la Champions League, raga, con UEA ala destra. Anche se non ha giocato la finale, però sono sicuro che sarà stato decisivo. Infatti, 12 presenze, 2 gol e un assist. Mica male, mica male. Magari li ha fatti in semifinale col City. Ora, raga, quarta stagione. Quanto abbiamo di budget? 107 milioni più quelli che ci daranno l'anno prossimo. Quindi io andrò a fare una Juve, se possibile, ancora più competitiva. Per ora la formazione della Juve è questa qua, raga. Quindi già è fortissima, però raga, io andrò a potenziarla ancora di più perché voglio mettere UEA nelle migliori condizioni possibili per diventare un campione. Ok, iniziata la quarta stagione, come prima vado a fare qualche acquisto, qualche obiettivo per la barra là in alto e poi andiamo a simulare fino a metà, come sempre. Tra l'altro raga, come obiettivi questa stagione è molto soft perché per quanto riguarda il mercato solamente acquista 3 giocatori con almeno 82 di overall. Perfetto. Tanto ragazzi, arriva un'offerta per Timothy UEA di 47 milioni da Liverpool, ma noi rifiutiamo e mandiamo al mittente. UEA rimane bianconero, non se ne va. Bene, ho preso i 3 giocatori con 82 più di overall e quindi ho fatto tutti gli obiettivi, direi che possiamo andare a metà stagione. Primo febbraio. Anzi, intanto inizia a vendere un po' le punte della squadra non titolari. Chissà perché, forse una mezza idea per l'ultima stagione, forse. I più furbi avranno già capito, raga, i più furbi avranno già capito cosa intendo. Ok, fatto tutte le cose burocratiche, andiamo al primo febbraio, non gennaio. Primo febbraio, vediamo un po' che succede. UEA per ora è 83, eh. Almeno di 2 deve salire. Ah, abbiamo la Supercoppa, è vero. Ce la vediamo da qua. Vittoria, altro trofeo per Timothy, UEA. Ci siamo, primo febbraio, vedo che siamo passati in Champions, vedo che il ditino è in su e mi piace. Siamo al secondo posto, di nuovo dietro al Milan, raga, incredibile. Supercoppa, avevamo pure la Supercoppa. Let's go. Altro titolo per Timothy UEA. Perché l'anno scorso cosa avevamo vinto? L'anno scorso abbiamo vinto lo scudetto. Ok, bene, 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 bene. Coppa Italia siamo ancora dentro? Siamo ancora dentro, siamo contro la Roma. E in Champions siamo di nuovo passati al secondo posto come sempre. No, primo posto davanti al Real Madrid che ha rischiato di uscire. Ok, ma ciò che ci interessa è vedere come sta andando il nostro Timothy, raga.
Le avrà giocate tutte? Nel suo secondo anno da ala destra? Le ha giocate tutte. Mamma mia! 18 gol e 8 assist. Ma che giocatore è diventato? Altro più uno di overall. Raga, è quello che ha segnato di più? È quello che ha segnato di più. Più di Vlahovic, che è una punta. Che spettacolo, che spettacolo. Timothy Weah si prende la Juventus. Let's go, raga. E allora andiamo fino a fine stagione. Voglio vederlo, raga, a 30 gol, ve lo giuro. A 30 gol. E sapete cosa inizio a fare già? Piano di crescita per l'ultima stagione. Ve l'ho detto, raga, che avevo un'idea pazza. Per l'ultima stagione sarà un ATT. No, 185 settimane. Mi sa che non sarà un ATT per l'ultima stagione. AT, giocheremo col falso 9. Giocheremo col 4-3-3 col falso 9. Perché UEA deve fare il ruolo centrale. Ok, andiamo verso la fine della quarta stagione. Siamo a maggio, purtroppo non vedo la finale di Champions League, quindi quest'anno non ci siamo arrivati. Vedo però la finale di Coppa Italia, vinta, molto bene. Facciamo le ultime due in campionato con l'Udinese e col Torino, che purtroppo perdiamo la prima. E poi vediamo come abbiamo concluso la quarta stagione di UEA. Ok, vittoria nel derby. Andiamo un po' a vedere che è successo, va. Oh, la freccia in giù. Non mi piace la freccia in giù. Mamma mia. Classifica. No, non abbiamo vinto il campionato. Secondo posto con 77 punti dietro al Milan. Supercoppa abbiamo già vista. Coppa Italia l'abbiamo vinta. Quindi aggiungo Coppa Italia vinta da UEA, che in questa stagione ha vinto 3 trofei, raga. Le due supercoppe e la Coppa Italia. E in Champions contro chi siamo usciti? Finale Barcellona Atletico. Ai quarti, credo, non neanche, agli ottavi. Agli ottavi contro il Barcellona. 0-2 al ritorno, all'andata abbiamo vinto 2-1, come al solito. Non bene, non bene, ragazzi, non bene. Vabbè, vediamo però UEA che ha combinato. Si è continuato a giocare come stava facendo nella prima parte, raga, fenomeno. Vediamo, giocate tutte, 26 gol e 12 assist. Mamma mia, non è arrivato a 30. Ma ragazzi, sono numeri incredibili. E il capocannoniere della squadra? E il capocannoniere della squadra gioca alla destra. Chissà, raga, cosa potrà fare l'ultimo anno schierato in posizione centrale da T. Mamma mia. Solo più uno di overall, però, quindi non è cresciuto ulteriormente da gennaio a giugno. Però, ragazzi, adesso gli facciamo il cambio ruolo e andiamo dentro la quinta stagione. Vediamo se possiamo già farlo. Sì, possiamo farlo. Vediamo se sale. Non sale di overall. Però, vabbè, ragazzi, abbiamo un'ultima stagione con Timothy Weah in mezzo, davanti. Quindi dobbiamo liberarci di Vlahovic. Allora, siamo dentro la quinta stagione con la barra dell'esonero messa malissimo. Raga, devo fare qualcosa assolutamente in termini di mercato e di obiettivi, perché se no ci esonerano e non va bene, perché vogliamo chiudere questo video con la quinta stagione di UEA alla Juve. Mamma mia, ragazzi, drammatica la situazione, drammatica. Ora vedo cosa posso inventarmi e torno da voi. Ok, arriva l'offerta per Vlahovic, 216 milioni. Intanto il Chelsea voleva comprarci UEA, ma no. Però ho tanta paura che ci esonerino, raga. Tanta tanta paura, ve lo dico. Ciao ciao Vlahovic, ti ho voluto bene, ma devi lasciare spazio a UEA. Ho venduto anche questo Baptiste Vidal, che era un regen che avevo preso in attacco. Ma devono andare via tutti gli attaccanti per lasciare spazio al nostro UEA. E io direi, raga, che finisco di fare alcune cose per alzare ancora un pelino la barra che è diventata arancione. E poi ci siamo, raga, poi ci siamo. Ok, direi che ci siamo, raga. Primo febbraio, per l'ultima volta, simuliamo fino a metà stagione e incrociamo le dita. Ok, ci siamo, primo febbraio, siamo passati in Champions. Tra l'altro ho visto che abbiamo vinto anche la Supercoppa. Quindi altra Supercoppa vinta da Timothy Weah, altro trofeo. La barra finalmente è tornata su, vediamo un po' come sta andando. Va, classifica, terzo posto. Però siamo a meno 2, raga, meglio un terzo posto a meno 2 che un secondo posto a meno 5. Supercoppa abbiamo visto che l'abbiamo vinta. Coppa Italia, siamo ancora dentro? Sì, siamo contro l'Inter. E Champions League, come siamo passati? Se siamo contro il Getafe saremmo passati primi. Siamo passati primi, let's go. Ma vediamo UEA, raga. Sono proprio curioso di vedere come sta andando Timothy. Il nostro Timothy, le avrà giocate tutte? Sì, le ha giocate tutte. Ha preso più 2 di overall, quindi bene, ma solamente 6 gol e 7 assist. Ma scusami, ti ho messo punte e fai solo 6 gol e 7 assist? Vabbè, raga, dovrà ingranare nel nuovo ruolo. Vediamola così, dovrà ingranare nel nuovo ruolo. Me la sento così. Sta segnando tantissimo questo Edwards. Le due ali stanno segnando tantissimo. In effetti, raga, l'abbiamo messo punta, ma è una punta un po' arretrata. Infatti ha fatto 7 assist. Vabbè, raga, vediamo. Andiamo fino a fine stagione e vediamo che succede nell'ultima stagione di UEA in bianco-nero. Perché poi sarà ceduto, chissà dove. Ok, raga, siamo a maggio. Intanto vedo che abbiamo vinto la Coppa Italia e vedo che siamo di nuovo in finale di Champions. Ti prego, UEA, non devi essere espulso questa volta. Ti prego, puoi chiudere la tua avventura in bianco-nero con un gol in finale di Champions. Sarebbe la chiusura perfetta di questo video. E allora andiamo a simularci la finale di Champions. E non guardo ancora niente di UEA. Non voglio sapere quanto ha di overall e quanti gol ha fatto. Ah, l'overall lo scopriamo da qua, a meno che non sia espulso. Ok, non è espulso, 87 di overall. Ragazzi, chiudiamo con l'ultima partita di UEA in bianco-nero, la finale di Champions, per vincere la seconda finale di Champions con la maglia della Juve. 2-1 UEA, 2-1 UEA. Il finale perfetto, il finale perfetto. La decide Timothy UEA al 70esimo. Che spettacolo, che spettacolo. E allora andiamo a fare il punto della situazione dell'ultima stagione e di tutta la carriera di UEA in bianco-nero. Allora, classifica ci fa vedere la Champions League, giustamente.
abbiamo vinto pure il campionato, abbiamo vinto la Coppa Italia che abbiamo visto prima e abbiamo vinto la Champions League, quindi UEA chiude con il triplete. Ma che stagione, ha vinto tutto, ha vinto tutto. Andiamo a vedere allora come ha concluso nell'ultima stagione in termini di gol e assist. Le ha giocate tutte, alla fine bene raga, più 3 di overall, quindi 87, 20 gol e 12 assist. Non come la scorsa stagione dove aveva fatto 26 gol e 12 assist, ma raga, nuovo ruolo, primo anno in questo nuovo ruolo centrale, doveva ambientarsi, ma raga, per quanto ha vinto, per quanto è stato decisivo, soprattutto con il gol in finale di Champions, tanta tanta roba. Tra l'altro 7 gol in Champions League, mamma mia, che spettacolo. Prima di chiudere il video raga, però dobbiamo vedere dove andrà UEA dopo la scadenza del contratto con la Juve, perché dopo 5 anni, come vedete, ha deciso di non rinnovare il contratto con la Juve, e quindi andiamo avanti di 2 mesi, voglio vedere dove andrà a finire Timothy UEA. UEA che comunque raga in 5 anni ha fatto 69 gol e 31 assist e ha vinto una caterva di trofei, tra cui 2 Champions League. Poi magari adesso a schermo da qualche parte vi apparirà il recap totale di queste 5 stagioni di Timothy UEA. Mamma mia raga, mamma mia, che impatto la Juve. Per i tifosi bianconeri raga, secondo me sarebbe tanta tanta roba, anche perché hanno vinto 2 Champions League con UEA, quindi mamma mia. Allora ragazzi, vado tranquillamente fino alla fine del mercato per vedere se UEA verrà preso da qualche squadra o rimarrà svincolato, e poi niente, e poi ci salutiamo. Mi auguro per lui raga che sia andato in una super super squadra tipo Real Madrid, Barcellona, Bayern Monaco, perché comunque raga è cresciuto tanto ed è diventato uno dei giocatori più forti del mondo, almeno per quanto riguarda il suo ruolo, perché comunque raga segnare in finale di Champions non è da tutti, non è da tutti. Ok, siamo dopo il mercato della sesta stagione, vediamo un po' dove è finito UEA raga, spero non sia rimasto svincolato. Il nostro Timothy, 27 anni, AT Real Madrid! Mamma mia, mamma mia. Giusto così, dopo 5 anni alla Juve, è andato a giocare nella squadra migliore della storia del calcio. Valore 112 milioni, overall 89, raga. È cresciuto ancora in questa pausa tra la fine della scorsa stagione e l'inizio di questa qua. Mamma mia, che giocatore, Timothy UEA!